Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di 45 Giri. L'ospite che vi presento, l'ospite di questa sera con grande piacere, è il professor Lino Befacchia, che ci è venuto a trovare nei nostri studi e che saluto e ringrazio. Grazie a voi. Buonasera professore, faremo una lunga chiacchierata, così la possiamo introdurre, prendendo spunto insomma dalle vicende umane, professionali del professor Befacchia, appunto, che... Sperando che gli anziani non siano prolissi nel raccontarsi, perché hanno questa abitudine, cercherò di evitare, no, questa... Però ascoltare chi ha esperienza è sempre un arricchimento, e no? Una volta per chi ascolta. Una volta gli anziani erano nel Senato, adesso invece sono dei vecchi da mettere lì la rottamare, con un termine che è stato coniato ad hoc. E questo è sicuramente un aspetto anche della nostra società moderna che dovrebbe essere rivisto. Docente di storia e filosofia negli istituti superiori, ormai in pensione da quanti anni? E sono 10 anni. Dal 1 settembre del 2007, mi sembra ieri, ma sono passati 10 anni. Sono passati già 10 anni, sente la mancanza della scuola? Beh, il primo giorno di scuola è sempre uno smarrimento, perché uno si chiede che cosa faccio oggi, la giornata comunque è sempre piena, però manca quella cadenza quotidiana, no? Il batticuore del primo giorno, del primo ingresso, l'incontro con gli studenti, con le famiglie, con i colleghi, e anche quella responsabilità che uno si carica. Perché se uno si deresponsabilizza, in realtà cessa di esistere. Lunga carriera nel mondo della scuola che l'ha portata poi ad essere preside, dirigente scolastico di vari istituti. A Teramo la ricordiamo tutti come preside del liceo classico Melchiorre Delfico, poi è stato anche preside, insomma, ha diretto il liceo scientifico aeronautico di Corropoli, il Val Vibrata College. Che esperienza è stata anche quella? Questa è stata una splendida esperienza. Avevo smesso nel 2007 dal liceo classico senza nessuna intenzione di rientri, perché se uno smette è perché consapevolmente ritiene che le risorse mentali e le risorse fisiche siano forse inadeguate al compito. Poi, come capita nella vita, mi sono ritrovato col consenso, diciamo così, estorto benevolmente, mi sono ritrovato a fare l'insegnante per 1 o 2 anni e poi ancora il preside per altri 4. Ed è stata una bellissima esperienza questa, perché in una scuola paritaria pubblica le motivazioni dei ragazzi e delle famiglie sono alte ed è possibile lavorare in un contesto non di privilegiati, perché i ragazzi che sono venuti e che vengono a Corropoli sottraggono al reddito familiare una quota per pagare gli stipendi, ma sono ragazzi davvero di straordinario valore e molti di questi li vedo già affermati, non tanto piloti, 3 o 4, non tanto assistenti hostess, assistenti di volo, ma alcuni sono insegnanti a 27 anni nelle università straniere. Insomma, questo per un insegnante è motivo d'orgoglio. Significa che non è una scuola commerciale, è una scuola dove le motivazioni sono alte, dove c'è lo sforzo di corrispondere a queste attese familiari. Molti si perdono per strada perché magari non reggono il ritmo di studio, tanti raggiungono la meta ed è un piacere di vederli oppure sentire del successo che hanno conseguito. Torneremo, avremo modo di parlare ovviamente ancora diffusamente di scuola, del mondo scuola, di tutto ciò che ne ruota attorno. Non possiamo ovviamente però non parlare di politica con Lino Befacchia, che è stato consigliere comunale a Teramo, candidato sindaco per il centrosinistra nel 2004. In un'esperienza sfortunata, negativa per quel che riguarda appunto l'esito elettorale di quella tornata che vide vincere, quindi conquistare la carica di sindaco Gianni Chiodi, ma umanamente, personalmente, di quell'esperienza cosa ricorda, cosa tiene dentro? Devo dire che è cosa risaputa, almeno per quelli che si interessano di politica, che io mi è stato chiesto di candidarmi grosso modo qualche giorno prima o dopo Pasqua. Pasqua quell'anno venne il 4 di aprile, le elezioni c'erano il 12 di giugno, quindi 60 giorni prima. Con tempi molto ristretti. Tempi ristretti, tra l'altro era lontana da me l'intenzione di un cimento diretto in politica. Ricordo per inciso che un ragazzo, un ex mio studente dal Giappone, mi mandò una mail dicendo: si ricordi la fine che fece Platone quando tentò di entrare in politica direttamente. E quindi mi sono ritrovato in quella vicenda. Che cosa posso raccontare?
Io dico l'entusiasmo della gente. Il centro-sinistra raccolse 18.000, mi pare 800 voti, un'enormità. Nell'ultima tornata il centro-sinistra ne ha raccolto, se non sbaglio, 12.000. Cioè praticamente ha perso il 40% rispetto al 2004. Questo significa almeno che noi dobbiamo domandarci che cosa scattò a quel tempo, che cosa invece non è scattato adesso. Quindi un consenso popolare larghissimo. Il giorno dopo il risultato vidi un bambino lungo il corso che si mise a piangere, dice: Befacchia non ha vinto, ecco, mi ha fatto tenerezza. Davvero tenerezza significa che questo personaggio pubblico per la prima volta era stato percepito per gli aspetti positivi. Quindi ha dei rimpianti inevitabilmente per come sono andate le cose in quell'occasione? I rimpianti uno li ha perché non ha raggiunto il risultato sperato. Il risultato sperato non era tanto il successo di Befacchia su Chiodi, era il successo di Teramo su una deriva che poi si è realizzata dall'abbandono del primo governo del consiglio del sindaco Chiodi che nel 2008, Che ha optato per altre vie con risultati, devo dire, favorevoli a lui. E quelli che sono venuti dopo hanno accompagnato questa deriva in una quasi catastrofe, è sotto gli occhi di tutti. Quindi il rammarico è questo, che la città ha scelto altre strade che non hanno condotto, devo dire, da nessuna parte, se non al peggio. Qualcuno potrebbe chiedere, ma tu eri il salvatore? Io dico che è possibile programmare, non avere grandi slanci, e siccome avevo governato un'azienda non facile come la scuola, dove ci sono ogni giorno 1.000 studenti e ci sono 3.000 genitori, io dico che uno può applicare lo stesso principio etico anche nell'impegno pubblico, nella scelta dei collaboratori, nelle deleghe da affidare e nel rifiuto di certi giochetti politici che sono indegni. Proprio nel 2004, appunto, con quella tornata elettorale, nacque quella stagione politica che fu poi ribattezzata dagli stessi protagonisti con uno slogan, fu coniato lo slogan Modello Teramo, incarnato proprio da quella classe politica che veniva più o meno alla luce, comunque si affermava nel centrodestra proprio grazie a quella vittoria elettorale di Gianni Chiodi. E adesso, secondo lei, cosa resta di quel Modello Teramo? Beh, io, dunque, non so se voi ricordate il programma politico del sindaco Chiodi, era piano strategico 2004-2020 mi pare per Teramo, e Modello Teramo è un termine coniato da Paolo Albi che fu presidente del consiglio mi pare per 2 anni, poi invece venne di Bartolomeo e lì ci sono state piccole polemiche, grosse polemiche, sono andati via quei protagonisti, perché se là c'era, ecco, Paolo Albi era schierato nel centrodestra, persona di qualità, di cultura, di moderazione. Dall'altra parte c'era Di Dalmazio, c'era Gatti, c'era uno schieramento di figure politiche davvero di primo ordine che poi hanno avuto un consenso successivo. La fine di quell'ingloriosa, perché ingloriosa? Perché un mandato va condotto fino in fondo. Se un generale si ferma sul limite del vallo significa che non conduce lo schieramento alla vittoria, quindi la fine della legislatura anticipata dalla consigliatura rappresenta un vulnus, perché poi sono entrate le seconde colonne, le quarte colonne, io dico scherzando sono entrate anche gli opliti. Ora gli opliti nell'esercito greco non è che fossero davvero lo schieramento di primo ordine. Di che cosa resta? Semplicemente il nome, e ogni tanto vedo qualche straccio sulle pareti, Teramo 2005-2025, almeno avessero il decoro di togliere quei pannelli, quei murales, ce n'è uno lì vicino a Via Longo per ricordare quella sinistra esperienza di un housing sociale che è partito, non è mai arrivato, è rimasto sempre lì fermo. Ha ricordato la decisione che prese appunto l'allora sindaco Gianni Chiodi di dimettersi in anticipo per candidarsi come presidente della regione nelle elezioni che poi vinse, appunto, dettate dal, insomma, lo scandalo del Turco e tutto quello che conosciamo. Oggi potrebbe riproporsi
un qualcosa di simile, se insomma i rumors politici sono corretti, insomma che vorrebbero anche l'attuale sindaco Maurizio Brucchi poter dimettersi anticipatamente, no? Per tentare la carta delle prossime elezioni politiche in questo caso. Cosa ne pensa? Potrei rispondere come rispose il prete del mio paese. Dunque, a Rapino c'era un prete, Don Antonio, che negli ultimi anni era cieco e io, da bravo cristiano, lo accompagnavo nelle piccole passeggiate e lo sbarbavo una volta alla settimana, allora già lavoravo, questo l'ho fatto fino a 25-26 anni, e gli leggevo il giornale e lui mi raccontava gli aneddoti perché visse fino a 94 anni e mi diceva una volta ebbe una polemica con un suo collega. Dopo un discorso il collega gli disse in pubblico: mo ti faranno cardinale, e lui rispose: non mi possono fare cardinale perché io sono un prete di montagna e parla a malapena la lingua italiana. La modestia di un personaggio che sapeva da subito di non essere pari agli impegni. Io dico che un politico, per tornare alla domanda, se ha avuto un grande consenso, non tanto elettorale, perché la storia del consenso elettorale è una delle grandi bufale da smentire, da smascherare. Se in consiglio comunale ci sono consiglieri con 800 voti, ma sono gli 800 voti che fanno la qualità di un consigliere. Ora, un sindaco, se ha ben operato, non deve essere il consenso elettorale che gli riconosce, perché in Italia, nella società avanzata, basti vedere in America in che modo il consenso può essere condizionato, è il successo amministrativo che dovrebbe consentire riconoscere il coraggio e il diritto di tentare una scalata. Significa che io esprimo un giudizio negativo sul nostro sindaco? Io dico semplicemente che l'amministrazione non ha governato bene. È sotto gli occhi di tutti e non voglio perdere, ripeto, molti di questi amministratori sono amici, però bisogna avere il coraggio di essere franchi nel giudizio. Non sulle persone, sull'amministrazione, sull'amministratore, sul professionista, certo, della politica. Ha ben operato questa amministrazione? Io dico di no. Come la vedete, Ramolei, oggi? Ma dunque, scendendo da Colle Parchi, io vedo, dico due o tre cose in maniera molto elementare. Le caditoie, i cosiddetti tombini, tutti occlusi. Lo sfalcio dell'erba o c'è stato oppure non c'è stato. Non è possibile attraversare il ponte San Gabriele nella prima parte perché i rovi hanno occupato una parte del passaggio pedonale. Lungo queste strade, venendo qui a Collaterrato, ci vengo pochissimo, io ho visto che le trinciatrici che vengono utilizzate tritano tutta la plastica, tonnellate di plastica in tutti i luoghi. Le strade sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti, dico semplicemente, ma chi va a fare la manutenzione? Porta Romana, è vero che è stata disastrata, una volta era corso Porta Romana, non è un quartiere di periferia. Porta Romana, si rompe un San Pietrino, ci sia l'accortezza di rimetterci un San Pietrino, no, si arriva con la toppa del catrame. Dico, che giudizio posso esprimere? Quindi proprio nell'ordinaria amministrazione, secondo lei, già si vedono insomma delle falle, delle pecche, delle negatività? Suggerì una volta, occorre un assessore itinerante. Chi è l'assessore itinerante? È quello che non ha una sedia, che non ha uno studio, perché non ha bisogno. Un insegnante non deve stare sulla cattedra, un insegnante deve andare per i corridoi, deve andare lungo i banchi, deve stare lì a contatto con gli studenti. Un primario che sta nel suo ufficio non vede se funziona il suo reparto. Lo stesso deve fare un assessore. Che sta a fare in ufficio? Se l'assessore itinerante delle manutenzioni gira tutti i 26, 47 paesi e tutte le strade, si accorge che le strade sono lorde, luride, che ci sono tombini occlusi, che ci sono bidoncini dove vengono messo, buttate le carte, stracolme di robe, stracolme di immondizia. Dico per esteso, per inciso, l'altro giorno ho visto un documentario, riprendeva Vienna. C'era un dipendente comunale che lucidava con vetrilla il tombino dove si mettono le carte nella piazza di fronte a un edificio pubblico. Io vorrei chiedere, è capitato in mente qualche volta ad un nostro dipendente, al capo reparto, al direttore della TEAM, di dire si vuotano tutte le mattine i sacchi di plastica e si lucidano dalle sporcizie? Se cade un sacco, venendo da quelle parti, è caduto l'altro giorno un sacco di immondizia, probabilmente secco, un sacco nero, così grande.
sta lì da sette giorni. È rimasto sulla strada. È rimasto lì da sette giorni. Questione di cultura, di mentalità, di mancanza di controlli da parte di chi dovrebbe dirigere. Allora, una mancanza di cultura amministrativa, una indifferenza nei confronti del giudizio pubblico, perché se uno pensa di ben operare senza avere riscontri, il riscontro non me lo dà il vicino di casa che mi dice bravo quando sei bravo. La consapevolezza che le strade sono pulite, che c'è una risposta, che le lampade sono accese di notte e spente di giorno, che se uno va all'ospedale non è possibile che ci sia un parcheggio selvaggio, lì c'è un parcheggio coperto, un parcheggio selvaggio, non c'è una multa. Non parliamo poi sui marciapiedi di Termo, questa è battaglia vecchia. Quindi dicevo che l'amministrazione in questo senso è deficitaria. E se ci sono i rimbasti continui, io non vedo qualcuno che sia stato più brillante di altri, sinceramente. Forse è un ufficio del personale che ha avuto continuità amministrativa, se non sbaglio con la signora Marchese, sì. Però 7-8 anni, ha una efficienza che permette insomma all'utente di avere dei riscontri immediati. Per il resto sarà forse la mia imperizia o poi il fatto che sono un po' fuori, quindi molte cose non le so, faccio finta di non vederle. Ma il fatto che lei stia elencando tutta una serie di, definiamoli piccoli, problemi che attengono appunto, come dicevo, magari proprio all'ordinario, all'amministrazione ordinaria, non sta già quasi forse a significare che Teramo ha perso un po' il suo ruolo, la sua vocazione di capoluogo, cioè magari di un centro che debba avere anche la forza e la capacità di guardare avanti al futuro, proporre un modello anche sociale, culturale, e non rimanere magari legato all'ordinario, al quotidiano? Se qui la disputa è tra, una volta si diceva Tangrediani, prima si diceva Ginobiliano Nisiani, per quelli del centro-sinistra. Lo chiesero anche a me a 61 anni, se ero di Nisi o di Ginobile. Cosa rispose? E lo mandai all'altro paese, se uno ha 61 anni di Tizio di Cai vuol dire che non è se stesso. Ancora adesso, no, lo schieramento era tra Tranghidiani e Gattiani, sinceramente è una lotta che mi ricorda le dispute nella Roma del tardo impero, quando gli Eruli erano alle porte e i Vandali saccheggiavano quasi tutte le province. Arrivò a un certo punto Odoacre, depose il giovane Romolo Augusto e finì l'impero. Teramo non ha prospettive e sinceramente è una sofferenza. Io ricordo il trionfalismo dell'apertura del centro commerciale. Qualcuno più assennato disse che sarebbe stata la fine della piccola economia. Del commercio del centro. Del commercio del centro, lo svuotamento. La concomitanza della perdita di uffici importanti, scandalosa la chiusura della Banca d'Italia. La conservazione di Pescara, il rapporto tra Pescara e Teramo è un rapporto squilibrato. Squilibrato. Pescara resta, l'Aquila chiude. L'Enel verso l'Aquila, Teramo chiude. Palazzo della SIP, un mostro vuoto, cioè Teramo ormai non ha più. Se chiudono anche gli uffici finanziari, Teramo è davvero è piccolo come il mio paese. Il mio paese è Rapino, transennato perché il terremoto ha fatto dei danni. Sì. Ci si rivede ogni tanto in una casupola di legno dove si dice messa e quattro amici, un bicchiere di vino o un bicchiere di birra. Teramo davvero non ha prospettive e noi continuiamo ancora a schierarci per Tizio, per Caio. Significa non affrontare la realtà. E eludere la realtà è doloroso perché se il successo personale può arridere a qualche politico, dice sono stato eletto. La città che ancora si accoda con le porchette per un panino, due panini, una birra gratis per dare un voto, la città davvero è morta. Io non voglio essere un becchino, però mi pare che le prospettive... C'è l'amico Topitti che ogni tanto fotografa all'1, alle 2 del pomeriggio, alle 3, è vero che sono degli orari... Orari, sì, di scarsa affluenza. Però in certi momenti non c'è un personaggio. Quando riscendo la domenica pomeriggio, una volta alle 6 già c'era il passeggio, parlo degli anni 70, riscendo dal paese con la moglie, lungo il corso, la sbirciata, non vedo nessuno. E già questo è come una fotografia, no, della situazione attuale in cui versa la città. E non può essere la città rivitalizzata con la Perifesta, senza tutte queste iniziative, no? Di raggruppare, di far consumare alcolici.
Il giorno dopo queste iniziative di grande successo, di grande clamore, io scendo a terra per il caffè con tre pensionati, sotto passaggio, prima verifica, qualcuno ha vomitato perché ha ingurgitato di tutto lungo la scalinata del sottopasso. E poi c'è questo fetore che una volta emanava il Vespasiano, che è la grande invenzione dell'imperatore, dove gli uomini potevano appartarsi per poter provvedere alla espulsione dei liquidi organici. Diciamo che oggi molti angoli della città sono trasformati in quelli che hanno dei portoni, uno deve sbarrare il portone perché gli avvinazzati, dici, ma è un attentato agli interessi giovanili? No, ad una ineducazione galoppante, e che noi accettiamo come un fatto ordinario, e non lo è. Io vi prego di andare a Perugia, vi prego di andare a Trento. Trento è grande come Teramo. Non e mi sono sembra... anche città universitarie, quelle che ha citato. Andiamo a Trento, dell'AI venne a Teramo anni fa, andiamo, portiamo la città, facciamo 40 pullman, non per andare a Roma a protestare in maniera insensata contro il governo che non manda i fondi, anche qui si sarebbero a fare altri discorsi, andiamo a vedere queste città del nord, se ci sono le cartacce agli angoli, portiamo gli amministratori, portiamo anche dei rappresentanti dei cittadini, se ci sono i tombini sempre stracolmi di immondizia, se la nettezza urbana funziona, se le tariffe sono pari a quelle che noi paghiamo. Io ho due case, una in paese disabitata, una a Teramo, pago 780 euro. Non produco immondizia perché faccio la differenziata, non produco, non sporco, consumo pochissima acqua. Ma i benefici, insomma, non sono tangibili. Quindi non dicevo, si portiamo l'esperienza altrove. Teramo davvero ha imboccato una strada, se poi delocalizzano anche l'ospedale, che è la maggiore azienda. Qui la disputa la portiamo giù, su, sorvolo su questo aspetto perché... Ne parleremo, se vuole ne parleremo sicuramente perché abbiamo ancora tanti altri insomma temi da poter affrontare e lo faremo subito dopo un breve stacco pubblicitario. Stiamo parlando insieme al professor Lino Befacchia di un po' della situazione attuale della città di Teramo, insomma siamo partiti... dall'esperienza politica del professore e siamo arrivati insomma ad un'analisi impietosa, la possiamo definire assolutamente così, dello stato attuale della città che si sta svuotando, che ha perso praticamente il suo ruolo di capoluogo, che non ha visione, che affoga nei problemi quotidiani. Un po' questa la sintesi di quello che abbiamo detto, di quello che ha detto lei finora. Faceva anche l'esempio, insomma, il rischio, anzi, che si potrebbe correre con la delocalizzazione dell'ospedale. Da quel punto di vista, cosa ne pensa? Qual è il suo pensiero? Quale dovrebbe essere la scelta migliore secondo lei? Dunque, io farei due riflessioni, io non ho un'idea specifica, faccio due riflessioni. La Val Vibrata orbita verso Ascoli e San Benedetto, lì c'è una comunità di circa 65.000 abitanti, se consideriamo una parte della riviera arriviamo quasi a 80.000. C'è un'altra area che è la Valfino, Atri inclusa, che orbita verso Pescara. Ora, uno dei problemi di Teramo, dell'azienda sanitaria, e la mobilità passiva che mi pare bruci qualcosa come 20 milioni, sbagliati, qualcuno dice 50 milioni, ecco, non so le cifre, quindi le dico con approssimazione. Se uno non si chiede quali sono le aree che captano questa utenza e perché questa utenza viene captata, ora non è un problema di campanellico, per Teramo la perdita dell'ospedale sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, ma ancor più per tutta l'azienda sanitaria. È una tragedia se uno non considera questi due aspetti. Come conservare a Teramo, a questa azienda provinciale, tutta l'utenza? Perché se questa utenza non va via, probabilmente c'è la possibilità di migliorare l'offerta. Non guardare i primari che vanno altrove. Se ne andò la cardiochirurgia, per citare Deusanio, poi se ne andò il Mazzola, poi se ne andò il giovane Deusanio, su cui ci sono state delle polemiche ignobili, perché non è il cognome che fa la storia della persona, ma è il nome, perché il cognome è il segno della nascita, il nome è ciò che uno si conquista con le proprie forze. Venne Sghirru, grande oculista, sì. Ha preso le valigie e se n'è andato quasi subito. Dopo pochissimo tempo. Se uno non si chiede perché questa gente va via, ma sapete cosa significa se vanno via le qualità? È che l'ospedale diventa il luogo dove uno non va per curarsi, va probabilmente per accelerare
l'attraversamento. Io non vorrei esprimermi come si è espresso un onorevole Teramano quando pontificava da un'altra emittente, dice: ma chi è di noi che va a curarsi a Sant'Omero? Io di Sant'Omero, dell'ospedale di Sant'Omero, ho tutta un'altra percezione. Sarà che sono legato un po' alla Val di Brata. Ma la qualità di quel piccolo ospedale, se uno potenzia quell'ospedale, probabilmente la gente resta lì, non va altrove. Quindi, insomma, come molti dicono, conta più il contenuto che non il contenitore. Ebbe una polemica con il manager Casini quando disse che abbiamo investito. Disse: bene, prima investiamo sulle teste, perché quando fu diagnosticato un mio congiunto, una TBC, il medico del tempo ha fatto semplicemente tre segni, ha detto: questo c'ha la TBC. Allora, la qualità del medico è vero che nell'utilizzo degli strumenti, ma innanzitutto nella qualità della persona. Mentre gli strumenti si possono comprare, per allevare un grande medico ci vogliono 35 anni. Se va via è un danno di 35 anni. Che va poi, insomma, ripianato con altrettanto tempo in questo senso. Ecco perché dicevo, io dico, è un fatto secondario, quello della localizzazione. Qual è il destino di Teramo? Siamo in grado di assicurare, no, la presenza di particolari personaggi? Se sì, va bene, altrimenti non è qui o là. Dal punto di vista economico, portare per esempio a Bellante significa perdere 1.000, 2.000, 3.000 persone che al mattino, invece di fermarsi in zona, vanno verso Bellante. Torniamo per un attimo a parlare di politica, della sua esperienza politica, che lei praticamente ha chiuso, parliamo ovviamente di politica attiva, con le dimissioni dalla carica di consigliere comunale che rassegnò il 27 settembre del 2011. Lei era consigliere comunale eletto nella lista civica Città di Virtù. Sì. E in quell'occasione, insomma, lei dichiarò in un'intervista: Teramo non mi ha capito. Ricorda esattamente questa frase, queste parole: Teramo non mi ha capito. In che cosa, secondo lei, Teramo? E poi volevo chiedere, i teramani o la politica teramana? No, dunque, nel 2004 scrisse un articolo l'amico Serpentini. Ora, Serpentini ha militato in un partito che era lontano, dove io ho cercato non di militare, dove di solito consegnavo il mio voto. Io votavo PC, Serpentini ha votato molti anni ed è stato un rappresentante di Alleanza Nazionale. E in uno di questi dibattiti disse: non so, Bevacchia, per chi parla? Poi lui ha capito. Dice: ma se lui parla, perché io dissi che i maestri dell'ozio a Teramo discettano sotto i portici. Qualcuno si offese, ma siccome lui è un uomo di cultura, disse: ma che cosa può significare il maestro dell'ozio? L'ozio è l'attività dell'intellettuale, da ozium latino. Quindi i maestri dell'intellettualità discettano sotto i portici, mentre la suburra sta altrove. Disse: ma per chi parla? Ma uno non può parlare se non a tutti, cercando ovviamente di non scendere. Un parente mi disse: beh, se mi mette fermo è pronto un vitello di 7 quintali. Io ho allibito, dico: ma tu sei un matto. Lo ripeto sempre, lo ripeto: tu sei un pazzo, prima mi fai andare in galera, ma come ti permetti? Poi, ricordando che mio padre è stato di una onestà adamantina, non voglio raccontare, altrimenti farei l'elogio post mortem. Teramo non ha capito perché alle promesse, a Rocciano fu promesso il campo di calcio. Io dissi che avrei portato una piccola biblioteca. Ovviamente non mi votarono i roccianesi, mi votarono 10 persone su 140. Il campo di calcio non è stato costruito. In altre frazioni usai lo stesso discorso: noi non possiamo promettere, perché promettere significa assumere un impegno sull'onore. E un impegno sull'onore va mantenuto a costo della vita. Non si può permettere ciò che non è possibile realizzare. Quindi la città ha preferito un altro tipo di messaggio. Io non ho fatto... I teramani sono legati, secondo lei, troppo strettamente legati a questo modo di intendere la politica? Un giovane rampante del centro-sinistra entrò in politica e incominciò la sua carriera politica con tre porchette. Qui c'è stato un grande maestro. Le porchette, un panino, che adesso è morto, persona rispettabilissima, di storia personale, di qualità, voglio dire, il consigliere Silvino, perché lui faceva le cose, però
riteneva che il popolo con un panino, una porchetta, un bicchiere di birra è molto più disponibile ad ascoltarti. Ad ascoltare. Cosa posso dire? Io non ho fatto porchetta, ho ringraziato gli amici in paese con una porchetta dopo la sconfitta, con una serie di barili di birra e di dolci. Tutto il paese venne il pieno d'altro, eravamo 500-600, e un gesto per ringraziare. Non ho fatto prima cena perché non sapevo che fosse questa la regola di accattivare. La città ha preferito la millantazione, le promesse facili. Ha preferito, quando fu costituita la Team, la promessa di 2000 assunzioni. Se io vi dico in paese quanti sono stati i promessi sposi della Team in un paese di 120-130 anime, penso 100 persone. Ora 100 persone hanno creduto alla promessa di essere assunti in Team. Come fa la città a capire un progetto che va un po' al di là del presente? Dico onestà, dignità, onore, porta aperta, la porta aperta, bandi trasparenti. Dici, ma il popolo che gliene frega del bando trasparente? No, perché un bando trasparente permette il controllo della qualità di un'opera. Non ci trasciniamo da 4 anni, da 5 anni, un'opera che è ignobile. Qualcuno si è accorto che lì alla sala Ipogea ci piove? Ora, chi ha collaudato ha visto che là ci piove? Domanda. Seconda domanda, in una porta la cornice interna, cioè la cornice di silicone che blocca il vetro, doppio vetro, è staccata da circa 4 mesi. Qualcuno si è accorto che quella guarnizione di sicurezza impedisce al vetro di cadere e di far danno? Ora, tutti questi aspetti la città forse non li ha capiti, non li vuol capire, perché pensa all'inciucio. Io non voglio pensare che tutta la collettività ragioni in maniera così bestiale e pedestre. Lei ci crede ancora alla politica intesa come suo, insomma, dalla parola, dall'etimo, no, della parola, insomma, quindi intesa come attività volta al benessere, allo sviluppo della polis, della comunità, della città? Beh, ci crede ancora a questo senso profondo della politica? Dunque, io penso di sì. Con una battuta direi solamente i pensionati farei rimanere, perché siccome i pensionati non possono prendere nuovi emolumenti, svolgerebbe le mansioni dell'assessore a gratis. Ci sono due o tre regole. Innanzitutto la trasparenza patrimoniale. Non so se in comune, molti di noi hanno consegnato la dichiarazione di redditi, non so se in comune adesso tutti quanti lasciano la loro dichiarazione di redditi. Gli assessori non dovrebbero essere pagati. Ma perché? Perché se l'assessore vive di politica, è chiaro che deve assicurarsi il quotidiano. Io dico che questa attività in una città di queste dimensioni può essere svolta in maniera complementare all'attività quotidiana. I consiglieri devono avere cariche onorifiche. Il consigliere di una città davvero dovrebbe essere orgoglioso di poter apporre la firma. Così si eviterebbe, ovviamente gratis, si eviterebbe la storia che abbiamo visto talvolta in televisione nelle varie inchieste di commissioni. Ecco, qualcuno ha preso di commissione 1.100 euro in contemporanea, 4-5 commissioni, e la sperpera di denaro pubblico. Che dire, io spero ancora che ci sia qualcuno che possa dedicarsi davvero. C'è un bello scritto, un libro splendido che ho presentato tempo fa, di Serpentini, Ritorno a Spinoza. Io invito tutti coloro che hanno fatto gli studi elementari degli anni 60 di comprarlo, di leggerlo, costa mi pare 15 euro, un libro di 320 pagine. Lì Spinoza non è il filosofo, è la città di Spinoza. Spinozzare significa vivere in questo contesto dove non ci sta il peggio del peggio. Spero che qualcuno, leggendo questo libro, possa riscoprire questa scintilla di una politica per la polis e non per i compagni di avventura o di sbicchierate o peggio. C'è qualcuno che le chiede ancora, insomma, un suo impegno in prima persona, un suo ritorno attivo nell'agone politico? Sì. Magari in vista qualcuno delle prossime elezioni amministrative. Qualcuno che ha visto il peggio ha detto, professore, ma perché nervi tu? Almeno sentivamo parlare in italiano, io non so, perché prima c'era la trasmissione in diretta, non so adesso se trasmettono i consigli comunali. No. Non li trasmettono. No. Anche lì occorre che ci sia la lettura, la capacità di poter controllare. Migliaia di persone mi fermavano, hai detto delle cose giuste, uno mi diceva no, tu sei troppo morbido,
quando io evitai uno scontro con l'assessore Cantagalli, uno mi disse: ma io a noi dai a Michel perché tu devi essere battagliere, non per cercare la pace. E disse: guarda, ma io sono uno di pace, come si fa a litigare con un'altra persona? E quindi, ripeto, la città qualche volta si ricorda, ma io ho 73 anni. Ecco, qual è la sua risposta a queste sollecitazioni che le giungono? Non avrei la pazienza, non avrei la pazienza, perché nel tempo ho maturato l'idea che dovremmo togliere il voto alla maggior parte delle persone. Chi non legge un libro in 6 mesi non dovrebbe votare. Chi non legge un giornale non dovrebbe votare. Una volta si votava sulla base del censo, adesso invece lei proporrebbe una discriminazione culturale. Perché se uno è un ignorante non è in grado di formarsi una propria idea. Or le idee sono quelle che sopravvivono. Ci sono idee di Aristotele, di Platone, di Sant'Agostino, certe massime di Biante, di Tirteo, per citare gli antichi, o certi detti di Orazio, per rimanere su, sopravvivono a millenni. Attualissimi. Sono attualissimi, ma perché noi li memorizziamo? No, perché hanno un valore. Quando Biante scrisse sulla porta dell'oracolo, del tempio dedicato ad Apollo, disse: l'uomo è cattivo, ha scoperto la malvagità umana. Dice: ma io non lo voglio dire. Ma no, devi scrivere pure tu un pensiero, l'uomo è cattivo. Insomma, si può arrivare a queste forme, un democratico che deve arrivare a pensare di privare, no, qualcuno del diritto di voto. Che se il voto è per catene di Sant'Antonio non è più un voto. Non è più espressione della propria libera scelta in un certo senso. Sì. Perché poi il peggio sopravvive, ripeto, se poi noi scegliamo gli assessori in base al numero dei voti, sinceramente, non è un gioco che può, perché se uno non chiede il voto deve essere il consenso espresso, non estorto. Poi se uno in condominio prende 800 voti e fa l'assessore, potrei fare l'assessore all'urbanistica? Sinceramente no, perché non ho le competenze. Dici: ma tu mica devi fare l'architetto in bel libro. Occorre almeno una capacità di dire: questa è un'opera pessima, perché se l'assessore urbanistica... Anche semplicemente per esercitare il proprio dovere di controllo. Oh, se avesse un senso dell'estetica, l'assessore alle manutenzioni impedirebbe di mettere il catrame là, i San Pietrini. Lascio da parte la catramizzazione di una parte del teatro, la strada che conduce al teatro. Mi disse un incolto che era andato in Grecia, disse: per vedere due prete siamo fatti 2000 chilometri. Allora, la famosa saggezza popolare. Allora, se uno va a Epidauro si mette a piangere, ma perché? Ecco, il dottor De Miglio, che fai andare il classico, sa che cosa c'è dietro le tragedie greche, qual è il senso del pathos e del tragico che insieme legano tutta la tradizione occidentale. Se uno va a Epidauro e dice: quella montagna di Preta, questo non può votare, tutto qua, bisogna togliere i diritti civili. Beh, questa è una posizione curiosa, ma insomma anche motivata, abbiamo capito, anche motivata. È uno che siede di fronte al Duomo, con le chiappe rivolte al portale del Duomo, andrebbe preso a calcioni. Ma sai quello dove sta? Dove è seduto? Chi scrive su una cosa della Chiesa, là ci vuole l'ergastolo senza appello, neanche il primo grado. Là, le forze di polizia, uno che scrive su una chiesa, con lo spray. Vabbè, sono diventato quasi un nichilista. Eravamo partiti all'inizio dalla sua esperienza professionale, uomo di scuola, docente, preside, mi riallaccio perché poi parlando di ospedale abbiamo parlato di contenitori, no? Anche nelle scuole, per quanto riguarda il dibattito sulle scuole a Teramo, oggi ci si sta concentrando un po' più sui contenitori, giustissimamente ovviamente, per quanto riguarda il tema della sicurezza in chiave antisismica. Ma poi il contenuto, cioè oggi il mondo della scuola, lei come lo giudica, come lo vede? Per sgomberare il campo, la cosa che mi ha davvero tramortito e che mi ha indotto a pensare in maniera molto molto diversa nel tempo, è il progetto della buona scuola. Ora sorvolo su una serie di fatti, di contenuti che sarebbero tecnici e
con la buona scuola sono stati immessi 150.000 insegnanti. Un'operazione del genere avvenne nel 1980. Reclutarono tutti, 180.000 persone furono immessi in ruolo. Per 10 anni non fu possibile aprire un nuovo concorso. Abbiamo perso tutti i 25enni laureati a pieno titolo, tutti i 30enni, perfino i 40enni. Adesso c'è stato un nuovo reclutamento con la nuova scuola, con la buona scuola. È entrata l'altro giorno una babbiona della mia età, 69 anni e 7 mesi. Finalmente è entrata in ruolo. In ruolo, dopo anni di precariato. Allora io dico, ma mettereste voi ad una persona che è piena di gotta, di dolori, di acidi urici, no, di schiena anchilosate, mettereste un ragazzo che ha il fuoco addosso con un insegnante del genere? Sono stati sistemati insegnanti che avrebbero avuto titolo, ma le loro materie non esistono più. Faccio due esempi: applicazioni tecniche e soprattutto economia domestica, dattilografia. Ora, dattilografia si insegnava, penso che non esistono più nemmeno ai tempi in cui andavo io a bene, scuola ci già. Sono ancora delle graduatorie aperte e queste persone sono state messe in ruolo, 4.000 persone, 5.000 persone, non mi ricordo quante sono, immesse in ruolo su insegnamenti che non esistono più. Ora, capite, questa è una parte. Sul dibattito sulle scuole, intanto qui torniamo ad un'amministrazione che guarda al dopodomani. La domanda che noi facciamo: che cosa è stato fatto dal 2009? Certo. Fino al 2009 i presidi si sono arrabattati in che modo? Affidandosi a un ingegnere della sicurezza. Hanno approntato le carte, tutti i presidi, le carte, hanno fatto certificare gli impianti elettrici, certificare gli impianti antincendio con le vasche di accumulo, chiedere la certificazione ove possibile, reperibile, del collaudo statico. Io al liceo classico non sono riuscito ad averli. Perché? Quell'edificio fu, mi pare, inaugurato nel 1936. Chi possiede questa documentazione? L'ho chiesta alla provincia, non mi è stata data. Abbiamo messo a norma tutte le superfici e tutti i luoghi che potevano essere fonti di rischio. Ora, per anni ci siamo arrabattati. Nel 2009 c'è stata la tragedia del terremoto dell'Aquila. Dal 2009 al 2016, che cosa è stato fatto dagli amministratori? Qualcuno si è preoccupato di fare un censimento degli edifici a Teramo e vedere quali erano le opportunità in questo periodo di mettere in sicurezza? Ma che significa mettere in sicurezza? Rifare l'intonaco. Ora, noi non possiamo trasformare in un bunker una scuola fatta nel 1850, ovvio, ma possiamo rinforzare le pareti e gli intonaci attraverso delle reti metalliche elettrosaldate, imprigionando a biscotto le pareti. Se il pavimento, il solaio è fatto con saffa, che è una tecnica, oppure cappa, di solito col saffa, e con la campata di 6-7 metri, dice un ingegnere, beh, c'è un carico superiore. Liceo classico, lì nell'aula magna, quella è collaudata per 150 persone, molte volte ci vanno 300 persone, ma prima gli ingegneri avevano le palle così. Allora, che cosa è stato fatto per gli edifici? Quale ricognizione è avvenuta? Sono stati fatti dei progetti di messa in sicurezza? Erano conformi questi progetti alle norme generali che sono state emanate dal Ministero? Se oggi ancora si fa la conta edifici sicuri o non sicuri, lascio la parola a Barzelletta, della Molinari, la più sicura, adesso la meno sicura, ma chi li nomina questi comitati di valutazione? Lo stesso la San Giorgio. Il problema di fondo, insomma, mi pare di capire, è che bisognava intervenire comunque per tempo e non affrontare l'emergenza. Io dico almeno per tempo, però ripeto, lì occorre un titolo. Non possiamo dire al lupo al lupo. Il Ministero, governo ladro, noi diciamo che il sindaco è colpevole di tutto, non è così, però il sindaco è il responsabile morale e amministrativo del suo pool. Gli assessori a ramo si sono preoccupati di garantire, di fare una ricognizione, di approntare documentazioni. Professor Befacchi, noi potremmo rimanere qui e parlare per almeno un'altra ora, ma forse anche di più, però purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Io la ringrazio per essere stato con noi, per aver partecipato a questa puntata di 45 giri. Spero, insomma, che abbia potuto esprimere pienamente, insomma, tutto il suo pensiero, come da titolo della puntata che abbiamo pensato appunto per lei. Quindi grazie di nuovo
per essere stato con noi questa sera. Io vi ringrazio dell'ospitalità, talvolta mi lascio prendere dall'animosità, però esco sempre con grande amarezza ogni qualvolta io incomincio a parlare di cose che sono sotto gli occhi di tutti, che meriterebbero maggiore attenzione e non il gioco dello scaricabarile. Ed è una tristezza davvero di un settantenne, ma dovrebbe essere la tristezza di un amministratore. Di chiunque. Di un amministratore, ma che ci sto a fare? Grazie dell'ospitalità. Grazie di nuovo a lei, professor Befacchia. Dunque termina qui questa puntata di 45 giri. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.